Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Allora, a scoppio ritardato mentale quale sono? Ovviamente, dato che siamo ad ottobre, colgo l'occasione così in modo veloce per farvi vedere i miei prodotti top novità scoperte che ho utilizzato durante il mese di luglio, agosto, settembre 2021, di tutto un po'. Quindi di beauty, make-up, profumi, non ho molto da mostrarvi, però siccome alcuni prodotti li ho terminati, ve li faccio vedere così poi li posso gettare. Allora, non vi faccio vedere nulla riguardo la skincare perché sarà il prossimo video che caricherò sul mio canale settimana prossima o tra due settimane, non lo so, appena un attimo di tempo farò questo video, anche perché ci sono delle scoperte che insomma ho conosciuto grazie ad alcune ragazze che seguo per quanto riguarda skincare, prodotti beauty eccetera eccetera, e mi sto trovando molto 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 bene. Quindi vi faccio vedere, parlando di viso, di make up. Il primo prodotto è un pennello acquistato circa 3 anni fa in negozio Sephora, non mi ricordo il prezzo, però appena uscito l'ho voluto subito prendere, non l'ho mai utilizzato, l'ho utilizzato nell'ultimo periodo e sto parlando di Sephora, pennello da fondotinta numero 47 e si presenta così. È sporco, lo so, perché lo utilizzo tutti i giorni per applicare il fondo. Devo dire che ogni volta che lo lavo, lo rilavo, praticamente non dico tutti i giorni, ma quasi, le setole rimangono belle morbide. È un pennello che può essere utilizzato in questo modo oppure con movimenti circolari. La cosa bella è che non rilascia striature, stende benissimo il fondotinta, mi ci trovo molto bene, assolutamente consigliato. Poi una palette di cui ho già fatto un video con due make up, è di Too Faced ed è la Shake Your Palm Pants, piccolina, comoda da portare in borsa o comunque in viaggio. All'interno ci sono 2, 4, 6, 8 ombretti, eccoli qui. Come vedete questo e questo sono diciamo quelli che ho utilizzato di più perché sono quelli che mi piacciono di più per fare un trucco naturale, però potete fare anche dei trucchi un po' più scuri per la sera. Tra l'altro profuma tantissimo, gli ombretti sono scriventi ed è una palette che vi consiglio come un po' tutte le palette occhi di Too Faced perché è la mia marca preferita in assoluto. Poi un mascara, e questo fa parte dei miei mascara preferiti in generale, è il Roller Lash di Benefit. Vi faccio vedere lo scovolino. A quanto ho capito, dopo tanti anni, dopo che ho preso un sacco di mascara, questo è lo scovolino che fa per me, o comunque uno scovolino sottile, non troppo cicciottoso. Questo è il pennellino, insomma lo scovolino, chiamatelo un po' come volete. Va a volumizzare benissimo le ciglia, le va a separare molto bene, infoltisce, allunga, incurva abbastanza, si strucca facilmente e non fa agrumi. Ottimo, tra l'altro lascia anche un bel nero intenso. Come ultimo prodotto ho utilizzato il blush di Kiko di una collezione, credo natalizia, non lo so, Magical Holiday, ed è il numero 01 ed è questo qui col pack rosso. È un blush cotto, quindi può essere usato sia asciutto che bagnato ed è molto naturale, un rosato marroncino stupendo, è molto modulabile, infatti ce l'ho su anche ora. E spesso e volentieri non applico nemmeno l'illuminante perché già di suo fa un bellissimo effetto glow, molto molto bello, ha un buonissimo profumo, consigliato. Io adoro i blush cotti di Kiko perché sono molto luminosi, molto scriventi e molto pigmentati. Poi, parlando di capelli, e chi mi segue da tanto sa che i capelli sono una delle mie tante fissazioni da anni, soprattutto nell'ultimo periodo, dato che ho fatto la permanente, quindi ho un occhio di riguardo in più, promuovo la linea Aloe Vera di Garnier Hair Food, di cui vi ho già parlato nel mio primo co-wash, che vi linko giù nell'info box. Sono prodotti con cui mi trovo davvero molto bene ed è una linea in generale che utilizzo in estate per la profumazione fresca, molto leggera, ma che comunque si fa sentire. Quindi promuovo lo shampoo con all'interno glicerina vegetale e gel di aloe vera, molto buono, tra l'altro sono quasi a metà e tra l'altro lascia i capelli belli morbidi, districati, fa molta schiuma, si risciacqua facilmente, lascia i capelli puliti per giorni, non mi ha mai creato problemi, irritazione, pruriti, no, molto buono. E poi la maschera, questa è la 3 in 1 famosissima ad azione idratante, sono già arrivata a metà, ha un'ottima profumazione che rimane a lungo sui capelli anche per giorni
la si può utilizzare come maschera balsamo piuttosto che leave-in in pacco pre-shampoo, come in pacco pre-shampoo anche no, sinceramente, perché è talmente buona che la utilizzo come maschera, quindi a testa in giù la applico sulle lunghezze, sulle punte, la lascio agire, vado a districare col pettine per risciacquo. Mi piace tantissimo, è una delle mie preferite, ma la mia preferita in assoluto rimane sempre quella alla banana. Quindi ottima però anche questa, ve la consiglio, così come vi consiglio questa alla macadamia, sempre di Garnier Air Food. Non l'avevo mai provata, in realtà ho sempre utilizzato quella alla banana, poi ho utilizzato anche questa qui all'aloe, ho terminato quella alla papaya che ancora devo capire se mi piace o meno, perché c'è un bel punto di domanda. Devo ancora utilizzare quella all'anguria e quella alle bacche di goji, però ecco, questa l'ho presa perché ne ho sentito parlare bene. Devo dire che è favolosa, a parte la profumazione, ecco, ormai è terminata, ce n'è un goccino ma non mi basta. Ha un buonissimo profumo, molto delicato, quasi di burro di karité. Anche questo profumo rimane molto sui capelli. L'ho utilizzata come maschera, però può essere utilizzata anche come balsamo, in pacco pre-shampoo, eccetera, eccetera. Molto buona, e anche questa rientra tra le mie maschere Air Food di Garnier preferite. Poi, parlando di nuovo della linea Air Food di Garnier all'aloe vera, promuovo questo prodotto. Idrata, ammorbidisce anche senza usare il phon, infatti qui c'è il divieto del phon. E all'interno sempre contiene aloe vera e glicerina vegetale. È un ottimo anticrespo, capelli leggeri, non appesantisce, eccetera, eccetera. Ha il dosatore ed è un prodotto che può essere utilizzato in mille modi, quindi prima o dopo l'asciugatura, oppure, come c'è scritto qui, dopo aver lavato i capelli, e questa cosa la facevo quando avevo i capelli lunghi fino al sedere, fino a giugno di quest'anno, e mossi, lavavo i capelli, strizzavo bene, utilizzavo questo sulle lunghezze, sulle punte, e poi li asciugavo così, senza l'utilizzo di piastre, piastrine, eccetera eccetera. Può essere utilizzato anche come leave-in, può essere utilizzato come faccio io nell'ultimo periodo, avendo fatto appunto sta benedetta permanente che mi sta piacendo tanto e che voglio rifare, spero, prima di Natale, ma non so se posso perché magari danneggio le lunghezze, non lo so. Ecco, lo utilizzo per fare il refresh. Top, quindi bagno i capelli, 3-4 pusciate, tra l'altro ha una consistenza in crema un po' pesantina, non appesantisce i capelli, non li vado a appiccicare, ne applico un po' sulle lunghezze, sulle punte, faccio scrunch e poi asciugo. Top! Quindi assolutamente consigliato. Poi promuovo i due prodotti di Adorn, quindi la mousse volumizzante testa fra le nuvole, che è buonissima, più che volumizzante, più che altro dà molta definizione, poi sono prodotti che rilasciano un buonissimo profumo, e poi vado ad applicare sopra Ricci senza capricci anticrespo. Anche questo prodotto è molto buono, ecco, vi consiglio magari di utilizzare poco prodotto alla volta, perché altrimenti fate su un casino che non avete idea. E poi ultimi tre prodotti che vi voglio promuovere, qui c'è un cappello, magari lo tolgo perché è meglio. Questo è perché faccio video così all'ultimo minuto, scusate. Ta-da! Questi due prodotti sono professionali, li ho acquistati dalla mia parrucchiera dopo aver fatto questi ricci molto definiti, e li avevo pagati una ventina di euro l'uno. Questo è della Braille numero 4 e questo è il Gate 04, e anche qui c'è un capello. Che palle, ragazze! Uff, ok. Ed è un Raviva Ricci in gel. Prima uso la spuma e poi il gel. Ragazze, mi sono durati 3 mesi, ma utilizzando veramente poco prodotto, sia di uno che dell'altro. Danno molta definizione, la piega mi dura chiaramente molto di più, non sento i capelli troppo secchi, non sento i capelli appiccicosi, ottima la profumazione di entrambi, ve li straconsiglio, li metto da parte perché li voglio ricomprare. E poi promuovo la mia lacca di Nivea, la Diamond Gloss Care numero 4. Questa mi piace tanto perché rilascia un buon profumo, dei brillantini che vanno via al lavaggio successivo, quasi quasi sta finendo e la devo ricomprare, ma ad ogni modo non va a seccare né tantomeno ad appiccicare, veramente ottima.
l'ho promossa in più video anche in passato e anche oggi ve la promuovo. Per quanto riguarda il corpo, ho utilizzato dei prodotti Balea di cui sicuramente vi farò un video specifico perché mi sta piacendo tantissimo, non l'avrei mai detto. È una marca che io trovo al DM, una marca low cost, vegana, ci sono mille cose e quindi sicuramente ve ne parlerò in modo più approfondito. Oggi però vi voglio mostrare due prodotti. Anzitutto questo che è un bagno schiuma, io ne ho provati diversi, questi qua da 300 ml, però lui è al momento il mio preferito in assoluto perché ha una consistenza bella cremosa come tutti i bagno schiuma di questa linea, non va a seccare la pelle come tutti i bagno schiuma di questa linea, fa una bella schiuma come tutti i bagno schiuma di questa linea, ma questa è la profumazione che preferisco di più al profumo di pesca e vaniglia. Tra l'altro, come ho sempre detto in più video, ormai è terminato, non ce n'è più, ho provato diversi bagnoschiuma low cost, high cost, anche quelli di alta profumeria. Il problema è che non mi duravano sulla pelle, cioè duravano il tempo della doccia, dopodiché uscita dalla doccia io il profumo non lo sentivo più se non in bagno. Questi di Balea durano perlomeno sulla pelle, dopo essermi risciacquata, uscita dalla doccia, mi vesto eccetera eccetera, io il profumo lo sento ancora. Questo poi è meraviglioso, io non amo le profumazioni dolci fruttate, ma questo ne devo prendere ancora. C'è poco da fare, io quando mi innamoro di un prodotto lo devo comprare per forza e magari faccio anche più scorte, adesso vediamo. L'altro prodotto è lui, una lozione corpo e siero idratante 2 in 1 con acido ialuronico, sempre di Balea, che io utilizzo dopo la doccia su pelle umida. È favoloso, ottimo soprattutto in estate, si stende facilmente, non lascia scia bianca, è un prodotto molto leggero e la profumazione è molto simile alla crema corpo di Dove, molto buona. Qua c'è scritto per pelli normali fino a secche con all'interno acqua di fico d'India. Rende la pelle liscia e morbida, ma è un prodotto fantastico. Io ho altre cose di Balea, sicuramente poi quando le utilizzerò le proverò, insomma vi farò sapere. Parlando sempre di bagno schiuma, promuovo Florame, questo all'arancio e mandarino che ho preso su Ecoverde, quindi un prodotto biologico, ed è un 500 ml, ormai terminato, lo devo buttare. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso col consiglio della mia guru preferita in assoluto riguardo il beauty, che è Valentina del canale Signorina Rottemeier. Se stai guardando questo video, ti mando un grosso beso, che qui in Italia adesso copiano, beso. Che dire, ha una consistenza gelosa che però non va a tirare la pelle, ha un'ottima profumazione, sa più che altro di fiori d'arancio e incenso. Io non sento molto questo mandarino o note molto molto agrumate, sento i fiori d'arancio e l'incenso, molto simile a livello di profumazione al profumo Montale fiori d'arancio, Orange Flower. Devo dire che è favoloso, è piaciuto anche a mio marito, per cui questo sicuramente lo ricomprerò, anche se non è un bagno schiuma low cost perché l'ho pagato una decina di euro, sempre appunto sul sito Ecoverde. Ultimo prodotto che vi consiglio, invece questo l'ho preso col consiglio di De Serenina, a cui mando un grande beso, è questa spuma di Dove all'avocado e calendula. Ormai è terminato, non ce n'è più, ha una consistenza in mousse che va ad idratare molto bene la pelle, si assorbe subito, ottimo da utilizzare su pelle umida in estate perché comunque è un prodotto molto leggero, ha un profumo anche molto delicato, sicuramente lo voglio ricomprare. So che c'è la versione anche al cocco, però devo dire che non lo so, da forse giugno, luglio, il cocco è una nota che non mi sta piacendo molto, quasi quasi mi fa venire anche mal di testa, quindi staremo a vedere l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece i profumi, allora, promuovo, e ormai è terminato, il Dolce Gabbana Light Blue o Intense. Questa è la taglia piccolina da 25 ml. Ho già detto tutto riguardo questo profumo nel video profumi primavera estate 2021 che trovate nel mio canale. Molto buono, ottima tenuta, buon sillage, è la versione più matura rispetto al classico Eau de Toilette Light Blue, che comunque rimane uno dei miei preferiti in assoluto, che ho sempre utilizzato in passato, però questa è la versione più matura.
molto più intensa, secondo me è anche un profumo versatile perché può essere usato, perché no, anche d'inverno, e lo consiglio anche alle ragazzine perché è fresco ma allo stesso tempo intenso. Io sento anche una nota dolce, frizzante, buonissimo, consigliato. Poi, altri due prodotti che ho terminato sono delle acque corpo che mi ha regalato mio marito per il compleanno, di Bath & Body Works, eccole qui. E in più vi faccio vedere anche il bagno schiuma, che è questo della linea Into the Night. Il bagno schiuma di Bath & Body Works in passato li ho provati, non dico tutti, ma quasi, e sono tutti molto buoni, idratanti, fanno tanta schiuma, non vanno a seccare la pelle. Questi sono buonissimi, comodi da portare in borsa perché sono piccoli mini size da 80 ml. L'unico difetto che hanno queste acque corpo profumate è la tenuta, perché durano veramente il tempo di un rutto, dopodiché il profumo non si sente più, ahimè. Questo è Perfect Peony, quindi una profumazione fiorita, e questo su di me durava tipo mezz'ora, sui vestiti chiaramente molto di più, però ecco, una tenuta molto limitata. Questo invece, Into the Night, sa tanto di Lancôme La Nuit. Il profumo, quello fatto a piramide nero, molto buono. Tra i due sicuramente preferisco più questo qui. Mi è piaciuto davvero tanto, anche come tenuta dura un po' di più rispetto a Peony, però ad ogni modo per l'estate, insomma per tutti i giorni, per uscire o per chi non ama profumi, queste acque corpo ve le consiglio, soprattutto queste perché sono piccoline, quindi costano molto meno. Ultimo profumo, ma non per importanza, molto elegante, molto sexy. Rosa Starega del Castello, è un'acqua di colonia. Piccolo, 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 piccolo. Questo qui è da 10 ml. L'avevo preso tempo fa sul sito ufficiale. Ne avevo presi altri, ma questo profumo è quello che mi è piaciuto più di tutti. Tornassi indietro, prenderei proprio la full size perché ha un'ottima tenuta. Un ottimo sillage, molte persone mi hanno fatto i complimenti e sa tanto di bouquet di rose. Un profumo meraviglioso, non l'avrei mai detto perché l'avevo acquistato a scatola chiusa e me ne sono follemente innamorata. Quindi un futuro domani prossimo, quando e se ho intenzione di comprare qualche altro profumo, questo lo terrò da conto perché mi è piaciuto davvero davvero tanto. Ok ragazze, video finito, questi sono i prodotti che ho utilizzato di più durante l'ultimo periodo. Spero vi siano piaciuti, se li avete provati fatemi sapere giù nei commenti, e se avete utilizzato qualche prodotto che vi è piaciuto di più in assoluto e lo volete condividere con me, mi farebbe molto piacere. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata e vi mando un grande beso, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!